Buonasera, buonasera, benvenuti a questo secondo webinar straordinario di ECOPS, che è Scuola di Ecopsicologia. Abbiamo parlato di resilienza, il nostro primo incontro, dell'importanza del collaborare con l'inevitabile. Questa serie di webinar straordinari nasce proprio come contributo della scuola ai tempi che stiamo vivendo, proprio per esplorare insieme come l'ecopsicologia può fornire mappe e strumenti utili. Questo webinar, a differenza del precedente, non sarà tanto un webinar filosofico, sarà più quasi un racconto. Vi racconteremo di un progetto molto concreto che è stato realizzato ed è tuttora attivo su Monte di Brianza, qui in provincia di Lecco, dove c'è una delle tre sedi della scuola di ecopsicologia, una è in provincia di Lecco, una di provincia di Oristano. Audio disattivato. Audio riattivato. Ecopsicologia e mindfulness. Iniziamo quindi da vedere un attimino che cos'è l'ecopsicologia. Molti di voi qui sono già studenti, stanno seguendo corsi o stanno seguendo percorsi formativi e già lo sanno. Quindi, proprio molto rapidamente, per chi fosse qua per la prima volta, ecopsicologia è proprio l'incontro, il dialogo tra queste due scienze, una che si occupa del benessere dell'ambiente, l'altra che si occupa del benessere della persona, dell'individuo, e insieme creano un qualche cosa che è più della somma delle parti, c'è cioè proprio una rivoluzione di visione dell'essere umano, visto come non il padrone del pianeta, non come il parassita del pianeta, ma bensì come parte integrante del processo evolutivo della vita sulla Terra. E quindi lo scoprire che è necessario, è indispensabile portare avanti allo stesso tempo il benessere umano e il benessere ambientale perché dipendono l'uno dall'altro. Il benessere umano dipende dall'ambiente, può essere più intuitivo. Vedremo proprio nell'arco di questo webinar i dettagli e tutte anche alcune delle affermazioni di base della psicologia ambientale, prima ancora dell'ecopsicologia, su come e perché il contatto diretto con l'ambiente ci fa bene. Ma anche anche la salute dell'ambiente dipende dalla salute dell'essere umano, nel senso proprio più psicologico del termine, nel senso che nella misura in cui noi coltiviamo, promuoviamo e utilizziamo una visione di noi in armonia con la natura, tratteremo l'ambiente in modo sostenibile, per usare una terminologia contemporanea. Nella misura in cui noi non siamo consapevoli di esserci distaccati da qualcosa che ci riguarda profondamente, quindi abbiamo un atteggiamento che è patologico dal punto di vista psicologico, siamo alienati da una parte della nostra stessa realtà, ecco che abbiamo dei comportamenti non salubri né per l'ambiente e di riflesso neppure per noi. Quindi nell'ecopsicologia c'è proprio un creare visuali, mappe e strumenti che prendono in considerazione allo stesso tempo dimensione ambientale e dimensione umana. Andiamo a vedere un attimo insieme cosa si intende per che cos'è la mindfulness, una parola che negli ultimi anni è sempre più presente e sempre più diffusa, un campo sempre più ricercato. La traduzione che meglio si avvicina in una parola singola è proprio quella di presenza. La mindfulness è quello che alleniamo nella scuola di ecopsicologia con la pratica della centratura, c'è la capacità di essere nel qui e ora, per usare un termine che è proprio della psicologia umanistica e della Gestalt. Quindi la capacità proprio di portare tutta l'attenzione, la consapevolezza al momento presente, sia all'interno, quindi una presenza al respiro, allo stato fisico, allo stato emotivo, allo stato mentale, sia all'esterno, che vedremo proprio che quella
che vogliamo sviluppare e promuovere con quella che si chiama Green Mindfulness, cioè la presenza all'ambiente e la presenza grazie all'ambiente. E sono sempre di più i corsi che, a partire dal lavoro di Jon Kabat-Zinn, un medico statunitense che ha prototipizzato un percorso di pratiche di mindfulness che si è diffuso moltissimo in ambito ospedaliero, in ambito psichiatrico, in ambito terapeutico, per accompagnare le persone proprio a rafforzare quel muscolo interno della volontà, della consapevolezza, il testimone interno, il baricentro interiore. Sono tanti i termini nel mondo della relazione d'aiuto, della psicologia, della crescita personale, della ricerca interiore, della ricerca spirituale, che fanno riferimento allo stesso concetto. Quindi, con mindfulness si intende proprio essere presenti a, e in ecopsicologia si lavora con questo concetto della green mindfulness. Green mindfulness che parte dal presupposto che è vero, come la psicologia ambientale ci dice, che l'andare in natura ci abbassa i livelli di cortisolo nel sangue, migliora la pressione sanguigna, allarga il respiro, facilita la scarica di elettricità statica, facilita la scarica dello stress, permette di ricaricarsi a livello proprio di sistema immunitario, si ricaricano i linfociti C e T. Permette di ottimizzare il funzionamento del nostro organismo. Questi sono due termini nuovi: monoterpeni e fitoncidi. Sono sostanze inodori che emanate dall'ambiente vegetale, dall'ambiente verde, che vanno a interagire positivamente col nostro organismo. Sappiamo che i verdi e gli azzurri favoriscono un maggior rilassamento e tranquillità. Sappiamo che il camminare in natura facilita anche la scarica delle emozioni, facilita la ricarica dell'attenzione. Quindi tutte queste cose ormai sono state abbondantemente studiate negli ultimi 50 anni, perché la psicologia ambientale inizia negli anni 70. Si arricchisce con gli studi della medicina forestale dagli anni 90 e da studi ancora più recenti, con tutto questo risveglio, grazie anche a Stefano Mancuso, del tema della neurobiologia vegetale, quindi uno studio più approfondito proprio del mondo delle piante e delle sue interazioni con la nostra dimensione umana. Quello che l'ecopsicologia aggiunge a tutto questo è il fatto che, se noi entriamo con un atteggiamento di mindfulness, quindi con un atteggiamento di presenza e attenzione in natura, oltre a tutti questi benefici fisici che probabilmente avvengono anche se entriamo distrattamente o chiacchierando o parlando di cinema in un bosco, per esempio, se noi ci entriamo invece anche coltivando intenzionalmente un atteggiamento di maggior attenzione a ciò che ci circonda, i benefici diventano di qualità ulteriore, di qualità più profonda. È proprio a partire da queste considerazioni che ho scritto. Molti di voi non mi conoscono, sono Marcella Danon, sono psicologa, sono anche giornalista e scrittrice, mi occupo da 24 anni di ecopsicologia. E dopo aver scritto dei libri più filosofici e teorici, l'ultimo barra prossimo uscirà a maggio di quest'anno, se non ci sono ritardi, con Aboca, che è una ripubblicazione del testo base Ecopsicologia, che era già stato pubblicato da Urra nel 2006. Nel 2019 è uscito Clorofillati, invece inteso come un manuale pratico con tutti gli aggiornamenti di psicologia ambientale. Nel frattempo è nato il primo corso di ecopsicologia all'Università della Valle d'Aosta. Io, in quanto psicologa, insegno insieme al professor Giuseppe Barbiero, che è un ecologo, e l'Università della Valle d'Aosta è la prima università italiana che ha fatto proprio un corso opzionale rivolto agli allievi del secondo e terzo anno della Facoltà di Scienze Tecniche e Psicologiche, proprio per promuovere ai giovani, tra poco colleghi, strumenti, studi che
che possono arricchire le potenzialità e l'efficacia di chi lavora nella relazione d'aiuto. Va detto che anche l'Università di Catania è molto attenta al tema dell'ecopsicologia. Veronica Leotta, nell'ambito della Facoltà di Scienze Naturali, ha fatto la sua tesi in ecopsicologia qualche anno fa. Il febbraio scorso, proprio l'ultimo, uno degli ultimi voli prima che tutto venisse ribaltato nelle nostre quotidianità attuali, insieme alla dottoressa Carmela Di Carlo, che è la coordinatrice della sede della Sicilia, abbiamo tenuto un seminario alla Facoltà di Scienze dell'Educazione. Quindi l'ecopsicologia si sta diffondendo anche in ambito accademico, è già molto diffusa negli Stati Uniti in diversi master universitari. E clorofillati è il termine che è stato coniato da Bruno Gentili, dal mio compagno, cofondatore della scuola di ecopsicologia, proprio per essere un'incitazione a fare questi bagni di foresta, Shinrin-yoku, un termine in giapponese tratto dalla tradizione shintoista, poi riportato in ribalta dalla medicina forestale giapponese già citata. Quindi in questo libro si parla proprio dei benefici, di tutto quelli fisici, quelli medici, quelli anche emotivi e mentali, di un contatto diretto con la natura, ma anche del fatto che è possibile entrare con un atteggiamento di mindfulness nel bosco. Questo stesso nome, clorofillati, è diventato il nome di un sentiero che, come i sentieri dei percorsi vita, dove ci sono i cartelli che vi dicono fai 20 flessioni, appenditi agli anelli, respira profondamente, cioè permettono di fare tutta una serie di esercizi per favorire l'irrobustimento fisico e mantenersi in forma fisica. Questo percorso di 8 km su Monte di Brianza, che si affaccia su Lecco, sull'Adda, propone proprio 5 tappe per entrare in natura anche in un modo altro, in un modo più presente, più approfondito. Questa iniziativa nasce promossa dalla cooperativa Liberi Sogni, che è una realtà eccezionale in provincia di Lecco, che da più di 12 anni promuove campi estivi per ragazzi e iniziative che coinvolgono bambini, genitori, anziani, realtà istituzionali, realtà private, che, nel cui ambito è nata la Libera Università del Bosco e in collaborazione anche con tre comuni, i tre comuni che hanno in cui ricade la giurisdizione di Monte di Brianza. Questo è stato uno dei 4 sentieri, perché un sentiero è dedicato al castagno, un sentiero è dedicato alle acque, un sentiero è dedicato alla lendana e questo è il sentiero clorofillati, che è dedicato all'ecopsicologia. Se cercate su Google Libera Università del Bosco itinerari, trovate proprio le mappe, le informazioni per tutti questi sentieri. Quindi volevo presentarveli, in realtà domani avrebbe dovuto esserci proprio la gita. Fra voi ci sono anche le persone che si erano iscritte a questa gita, cioè questo sentiero avremmo dovuto vivercelo in prima persona. In attesa di farlo, prossimamente, ecco che ce lo scopriamo via webinar. Prima di tutto, dov'è Colle Brianza? Colle Brianza è un'oretta di macchina da Milano, vedete che è a nord-nord-est di Milano e a sud di Lecco, facilmente raggiungibile. E la prima tappa è quella di Ravellino. Colle Brianza è il comune, Ravellino è una delle tante frazioni attorno. E alla realizzazione di questo sentiero hanno partecipato tante persone. Ha partecipato Elena, tutor e docente della scuola, Luisa della segreteria della scuola, tutta la famiglia di Luisa, Elena Andreotti, Giuditta della Cascina La Fura, che è la cascina che ospita le attività della scuola di ecopsicologia. E questi sono solo alcuni flash del nostro album. Per realizzare questo sentiero abbiamo iniziato nell'ottobre del 2018, siamo andati decine e decine di volte, proprio fino a mettere a punto un percorso
di 8 chilometri con 300 metri di dislivello, che in realtà è un attimino più impegnativo di quello che ci sarebbe piaciuto, ma adesso dobbiamo fare i conti con una montagna che ha salite e discese. In alcuni punti, non so se si vede la freccina del mouse, abbiamo preferito non fare un taglio netto come fa invece il sentiero del castagno, per fare invece un giro che è molto bello, in cui si cammina proprio nel bosco, quasi in piano. Che è proprio adatto per camminare guardandosi anche attorno, solo che poi c'è tutta la risalita di questo percorso. Ma lo stesso, ci si può anche fermare, è un percorso che uno può scegliere di fare anche solo in diverse tappe. Questa è la tappa 1, già che tra poco vedremo i diversi cartelli, spero che si veda il mouse. Questa è la tappa 1 che parte da Ravellino. Qui siamo a Comune di Colle Brianza, c'è un'unica strada proprio, quindi è abbastanza facile. Ravellino si trova sulla strada, c'è un grande parcheggio e poi c'è il primo cartello. Si prosegue, è la seconda tappa, siamo già in mezzo al bosco. Si prosegue e si arriva al borgo di Fumagallo. Sopra il borgo c'è la chiesetta di San Nicola. Dopodiché c'è questo lungo giro, si arriva sulla cima del Monte San Genesio, in cui c'è un ex monastero che diventerà tra poco bed and breakfast, e c'è un rifugio degli alpini che al sabato e la domenica fa anche la polenta. Si prosegue in costa su Monte Brianza, ci sono un po' di sali e scendi, si arriva alla chiesetta, alla Madonnina. E poi si gira a Cascina Alpe e si rifà il giro e si riscende di nuovo a Cerisa e a Ravellino. Eccoci. Allora, quello che vorrei farvi fare, per quanto è possibile, è un assaggio proprio dei diversi esercizi che vengono proposti. Questo è il cartello che è stato realizzato insieme Stefano Brambilla, è colui che l'ha disegnato. C'è un artista che ha dato le sue immagini. Il primo cartello è quello in cui si invita le persone proprio all'atteggiamento di presenza, a trasformare proprio una passeggiata in un'occasione di ricarica e di ispirazione. Quindi come assaggio vi propongo proprio l'esercizio e proprio dalla posizione in cui vi trovate, vi invito proprio a appoggiando i piedi a terra, a sentire proprio l'appoggio con la terra. Proprio portate l'attenzione ai piedi. E notate la sensazione del appoggiare i vostri piedi a terra. Quando questo viene fatto all'aperto, poi ha una potenza ancora più grande, ma anche se siamo al 17° piano, in qualunque modo i nostri piedi sono connessi alla terra, alla madre terra. Quindi, aiutandovi anche con l'immaginazione, immaginate proprio di sentire che grazie a questo tocco voi siete in contatto con tutto il pianeta in questo momento. E per qualche istante portate l'attenzione al vostro respiro. Abbiamo contattato coi piedi la parte solida, la parte densa. Ecco che adesso attraverso il respiro entriamo in contatto con una parte più sottile, che pure è fondamentale perché quando noi diciamo pianeta Terra, se non ci fosse l'atmosfera, se non ci fosse questo corpo d'aria che avvolge e protegge il nostro pianeta, noi avremmo un'altra forma, non quella che abbiamo. Quindi questo corpo d'aria è parte integrante del nostro pianeta Terra ed è un aspetto più intangibile, trasparente, però allo stesso tempo anche questo è fisico. Quindi portando l'attenzione al respiro. Come prima abbiamo onorato la consapevolezza dell'essere in contatto con la terra, attraverso il respiro siamo in contatto anche col cielo.
con la dimensione aria. E per qualche istante, semplicemente date attenzione a questo flusso del vostro respiro. E con la consapevolezza dell'essere in contatto con la terra e la consapevolezza dell'essere in contatto col cielo, il nostro corpo si ricarica. Portate tutta l'attenzione ora a tutto il corpo nel vostro nel suo insieme e notate quanto è rivitalizzato dalla presenza consapevole della terra e dell'aria, della terra e del cielo. Quindi tutta la vostra attenzione va per qualche istante al vostro corpo. Vi chiedete come sta, come sto, se avete mangiato, il pranzo è ancora lì, se non avete ancora mangiato, l'anguorino, caldo, freddo. Dedicategli qualche istante di attenzione. Questo nostro corpo è così prezioso, si dà così da fare per noi. Ascoltate per qualche istante le vostre emozioni, di che umore sono, di che stato d'animo sono. Non preoccupatevi, non giudicatele soprattutto, non preoccupatevi di doverle cambiare, semplicemente prendete atto. Ancora più in profondità, affacciatevi alla vostra mente. La mia mente è tranquilla in questo momento, silenziosa, ci sono pensieri che vanno e vengono. Semplicemente noto se ci sono pensieri, li rassicuro che li trovo più tardi e li lascio andare. E ora tutta la nostra attenzione va all'istante del qui e ora. E mi sento viva, vivo. Presente in questo istante, qualsiasi cosa includa come sensazione fisica, emozioni, pensieri. Ed è con questo stato d'animo che vi invito a continuare ad ascoltare il webinar, ma che se foste all'inizio del percorso, vi inviterei a iniziare a camminare. Quindi con una maggior semplicemente presenza. Noi la chiamiamo centratura, ma potete chiamarla come più vi piace. E se qualcuno ha voglia di scrivere qualche cosa su come è stato per lui questo esercizio, per qualcuno di voi è molto noto, per qualcuno può essere stata una prima volta, se qualcuno ha piacere di scrivere qualche cosa, usate pure la chat. Nel frattempo sto guardando tutti i saluti, quindi benvenuti a tutti. Grazie Roberto per aver presentato Clorofillati. Camminare con la polenta in corpo, e beh, se non cammini con la polenta in corpo diventa dura. Sospensione e connessione anche con voi. Grazie. Ancora qualche commento. Ciao. Ciao a tutti, è sempre una gioia incontrarvi. Sempre revitalizzante la centratura. Vedrete che la centratura è una proprio delle pratiche di base, che ci permette di essere più presenti a noi stessi, agli altri. E avendo seguito adesso proprio, tra l'altro sto ancora continuando a seguire via webinar perché non posso più andare a Milano per seguire le lezioni, un corso di mindfulness proprio con un allievo di Kabat-Zinn, mi sono resa conto che centratura uguale mindfulness. Quanto fa bene connettersi. Mi è arrivata una sensazione di pace, di collegamento, io ho sentito leggerezza, mi sono sentita trasportata sul sentiero magico e come se fossi lì, in quella natura così rigenerante. Buonasera a tutti, la centratura è stata come una grande connessione. Vi ringrazio, vado avanti, ma continuate a scrivere le vostre considerazioni. E così l'invito ve lo faccio, sono tutte e cinque, faremo cinque tappe, non so se riusciremo a farle tutte, però magari qualcuno la farà un po' più velocemente, così in tempo reale, mano a mano che sentite qualcosa, chi ha piacere può
condividere e scrivere. In questi giorni ho ripreso a centrarmi e a meditare, mi fa resistere meglio. Certo, fa resistere meglio e fa esistere meglio. Allora, qualche foto dall'album di famiglia. Quindi questa è proprio una parte del sentiero iniziale, quindi quando si arriva da Ravellino e si sale sulla montagna, il primo pezzo è un po' di salita, questo è quello che si trova. Ops, ed eccoci che siamo già, credo di aver messo più immagini, ecco che siamo già alla seconda tappa. Vedete sulla mappa si vede proprio, abbiamo fatto questo primo pezzo di salita, è il primo pezzo un po' di salita, e siamo qui, siamo proprio entrati nel bosco e in corrispondenza di un enorme, credo che sia proprio una Yggdrasil, un oh, mi viene in mente il nome in antico celtico, adesso ho un'amnesia sul nome in italiano. Aiutatemi. L'albero che regge l'universo secondo la mitologia celtica. Nel frattempo leggo le altre condivisioni. Un momento di natura in questi giorni un po' al chiuso, mi sono sentita altrove, non nella mia stanza, ma più vicina alla terra. Ho avvertito una mia centratura e i piedi a un tratto sembravano radici che affondavano nel terreno. È proprio questo l'azione da stimolare anche con l'uso dell'immaginazione. Un vero remember delle meravigliose camminate. Ma che meraviglia! Bello il bosco! Frassino, grazie! Grazie, è terribile avere gli amnesie. Allora, vi dicevo, in corrispondenza di questo enorme frassino, che abbiamo considerato albero guardiano, c'è un invito in più. Dopo aver invitato le persone a camminare con presenza, invitiamo prima di tutto a salutare il bosco, quindi iniziamo proprio a interagire con l'ambiente, dandogli una dignità di un tu con cui è possibile entrare in relazione. Quello che gli antichi romani chiamavano proprio saluto al genius loci, lo spirito del posto. E qui viene proposto un momento di 5-10 minuti fino al borgo di Fumagallo in silenzio. E io avevo un po' di timore nel proporre questo. Quando abbiamo inaugurato il sentiero a ottobre dell'anno scorso, 2019, ci sono stati 50 partecipanti. E nella condivisione finale è venuto fuori che questo momento di 10, che poi è stato anche di 15 minuti di silenzio, è stato quello che è stato maggiormente apprezzato. Perché è una situazione che non si crea spesso di poter essere nel bosco in compagnia, ma comunque una compagnia silenziosa in cui si può camminare molto tranquilli perché comunque non si è soli, ma si è in compagnia di se stessi. E non solo di se stessi, ci si mette in correlazione in modo molto più approfondito anche con l'ambiente circostante. Allora, se avete accanto a voi una pianta, un fiore, un'immagine di natura, o se non avete niente di tutto questo, usate l'immagine che c'è proiettata o usate un qualsiasi oggetto che avete attorno a voi in questo momento. E così come prima nella centratura abbiamo portato tutta l'attenzione all'interno, ritrovate proprio rapidamente questo senso di presenza. Io sono qui in questo momento, ma porto tutta l'attenzione ai cinque sensi. Quindi porto l'attenzione a ciò che vedo. Quindi concentratevi se è una pianta, un fiore, un oggetto, un'immagine. Qualche cosa sulle forme, sui colori, notate i dettagli, notate proprio minuzie che magari è un oggetto che avete sotto gli occhi da anni, ma non vi eravate mai soffermati a notare quella sfumatura di colore o quella particolare curva che c'è tra i pezzi che lo compongono. Notate la parte di suono, che suono ha. Magari lo prendete anche in mano, io adesso mi ero concentrata su una boccettina di propoli che ho qua.
e mi concentro sul suono. Immaginate quando siete all'aperto, decidete di portare tutta l'attenzione ai suoni che arrivano, i frusci, i cinguetti, anche i rombi dei motori in lontananza, i passi, qualsiasi cosa sia dimensione suono. Poi la superficie, la dimensione superficie, quindi toccate. Certo, se per foto non c'è un granché di soddisfazione, toccate un qualsiasi oggetto che avete accanto a voi, anche la pelle della vostra mano. Portate l'attenzione al sentire, proprio alle informazioni che il tatto dà al cervello e quindi alla possibilità di godere di questo livello di interazione con la realtà esterna. Andiamo ai profumi. Annusate, annusate una qualsiasi cosa, anche la vostra mano se non avete altro, e assaggiate, sempre se avete qualcosa accanto, se no anche la mano può essere assaggiata. Ecco, immaginate quale invito è di fare questo tragitto con i cinque sensi da protagonisti. Allora, come sempre, io apro la chat se volete aggiungere. L'invito a queste esercitazioni qua, fatevele anche nell'ora d'aria che avrete modo di fare, anche solo guardando dalla finestra, ma alla prima occasione che avrete all'aperto. Quindi continuo da dove eravamo arrivati. Mi sono sentito nella mia stanza, ma ci stavo meglio. Emozioni con e in tutti i sensi. E il frassino dis, lasciatemi speranza voi che entrate. Massimo è fiorentino, Massimo è parente stretto di Dante Alighieri, quindi lui può dirle queste cose, però sappiate che vanno prese nel contesto giusto. Oddio, in compagnia di me stesso, che spavento! È sempre Massimo, è sempre lui, ha un ruolo fondamentale nel risvegliare la nostra attenzione e il senso dell'umorismo. Ciao Katia, ho fatto poco tempo fa il percorso che ha indicato, quello del castagno, che in alcuni tratti si intreccia con quello dell'acqua, sicuramente piacevole da ripetere. Ho visto anche il convento abbandonato, fantastico, grazie. Ho scoperto che la parola silenzio ha un'antica radice indoeuropea, sì, che significa legare. Il silenzio ci lega al mondo esterno, ci mette in una condizione di ricettività, ci sintonizza. Grazie. Paesaggio sonoro in ambiente naturale. Colori, profumi e suoni. Benissimo, grazie. Vado avanti perché le tappe sono tante, voi nel frattempo continuate pure a scrivere. Qui ci stiamo in lontananza sui tetti del borgo di Fumagallo e proprio questa era una delle tante uscite che abbiamo fatto già a primavera. Ci sono veramente, vedete che gli alberi iniziano a fiorire e la passeggiata è molto gradevole. Questo è il Castello degli Elfi, era stato chiamato in un momento iniziale in cui volevamo fare 12 tappe, poi la complessità del realizzare i cartelli ci ha fatto propendere invece per limitarne a 5, ma questo è un antico tronco che veramente merita essere. Non si vedono dimensioni, è quasi 2 metri in tutto quanto, quindi ha una sua poderosa presenza. E arriviamo, sempre con l'invito di mantenere un atteggiamento di presenza, alla terza tappa e siamo alla cima del San Genesio. In realtà, qua il sentiero prosegue in costa e qui l'invito è a un ascolto ancora più approfondito, un ascolto che non è più solo con le orecchie, ma andiamo ad accentuare l'invito a creare con l'ambiente circostante una relazione io-tu, al punto tale da poter incontrare un interlocutore nell'ambiente, che può essere una pianta, una nuvola, un insetto, un fiore, può essere un qualcuno, non un qualcosa, che ha un messaggio per noi.
E allora l'invito ancora una volta in questo percorso è a ritrovare un pochino questo silenzio interiore e a lasciare che emerga un messaggio che la natura ci dà. Questo è difficile farlo in 448 così di corsa, ma è un invito, fatelo quando siete in natura, quando avete una questione da risolvere, un problema, una scelta. Ponetevi la domanda, mettetevi in cammino e lasciatevi chiamare da un elemento della natura. Questo è un esercizio classico nella formazione in eco-tuning. Eco-tuning è il termine che in ecopsicologia è stato scelto per definire professionisti dell'ecopsicologia applicata, perché solo uno psicologo può definirsi ecopsicologo, ma ogni altra professione, un insegnante, un architetto, un ingegnere, un insegnante di yoga, un naturopata, un medico che fanno una formazione in ecopsicologia possono definirsi ecotuner, facilitatore della relazione con la natura. Quindi c'è tutta una serie di esercizi che vengono imparati, ma soprattutto si impara a crearne di nuovi e questo esercizio si chiama counseling con la natura. Ecco Elena, grazie, fedelissima compagna, preziosissimo sostegno nella creazione di tutto questo percorso. Qui siamo proprio già sulla cima, poco prima del rifugio degli alpini, in cui c'è uno spiazzo molto bello che è quello adatto per fare il picnic. Ci siamo fermati lì a mangiare. Abbiamo fatto tutto questo giro, proprio questa specie di tacco nel percorso, proprio per arrivare a questo pianoro che è il punto ideale per fare una sosta. Vedo che ci sono condivisioni, il silenzio. Io faccio tutte le sere guardare un pezzo di mondo che mi circonda in silenzio. Ora ho osservato e toccato un corno di daino che ho in camera. Marco, il silenzio per me è difficile, ma quando riesco a farlo è meraviglioso. Grazie. Usare il tatto, un senso che in questo periodo mi manca molto, davvero piacevole. Il calore dei raggi solari, la carezza dell'aria, i suoni che vengono da lontano mi fanno stare meglio. Io faccio le interviste con gli alberi. Massimo, che è un eco-tuner, nonché uno dei pezzi grossi del WWF Firenze, e già che ti metti in gioco ti presento, ci ha fatto fare un lavoro molto bello nella sua formazione, in cui, ispirandosi a Tiziano Terzani, aveva creato degli occhi, no, ci ha fatto creare ognuno di noi degli occhi, ritagliarli, e poi li abbiamo attaccati con una gommina sull'albero, ed era ancora più intrigante mettersi in dialogo con l'albero, quando l'albero ci ricambiava questo sguardo attraverso i suoi due occhi. Quando si arriva in cima dal rifugio degli alpini, ecco che ci si affaccia all'altra parte della vallata e questo è quello che si vede. In fondo c'è Calolzio Corte, la Valle di San Martino e sulla sinistra sono già le prime propaggini di Lecco, sullo sfondo il famoso Resegone. Quindi cioè è una passeggiata che anche per gli occhi, anche come panorama, è decisamente notevole. Sì, un albero con gli occhi. Anche vicino a casa mia hanno fatto la stessa cosa con un olmo nella nostra oasi, magnifico. Mi ricorda il Mugello di Montesenario. Suona bene. Eccoci, allora il tempo va avanti veloce e arriviamo alla quarta tappa. La quarta tappa è alla Madonnina. Qui va detto, mi piange il cuore, che questi boschi splendidi con dei faggi secolari, che sono stati lasciati intonsi per tantissimi anni e in tutto il periodo in cui noi abbiamo fatto la preparazione del sentiero, era un paesaggio meraviglioso. Sfortuna ha voluto che il proprietario dei boschi ha dato una concessione per il taglio del bosco proprio adesso. E quindi è un po' uno scempio quello che è stato fatto. Addirittura la salita alla Madonnina adesso è chiusa, bisogna fare un giro per arrivarci. La speranza è che il bosco, molto resiliente, si riprenda rapidamente. E anzi, ci tengo a raccontare a chi aveva già sentito questa testimonianza che già
Passando di là 3 mesi dopo i primi tagli, la situazione era già un pochino migliorata perché la vegetazione sottostante ha coperto i ceppi tagliati, quindi almeno all'occhio, chi non sapeva com'era prima soffre un po' meno. Allora, cosa fare in questa quarta tappa? Questa quarta tappa si affaccia anche lei su un altro versante, su un versante nord-ovest invece, sui corni di Canso, sul Cornizzolo. E l'esercizio, non so se c'è Anna Claudia qui perché siete in tantissimi online, non riesco a vederli tutti, è un esercizio che ho imparato da Anna Claudia Leotti, che è una psicoterapeuta brasiliana, che è venuta a farsi la formazione qui in Italia e adesso ha creato la sua scuola di ecopsicologia a Florianopolis. E Anna Claudia insegna Kabbalah da 20 anni e mi ha insegnato un esercizio di Kabbalah a cui mi sono ispirato nel fare questo esercizio qua. Questo lo facciamo invece perché si prende proprio qualche minuto. E vi invito a guardare l'immagine, questa immagine che vedete qui di fronte, proprio si vede il resegone e credo che sia il barro quello che si vede in primo piano. Guardatela, memorizzatela e nel guardarla pensate a una parola, che vi piace, una proprio. Quando l'avete trovata, chiudete gli occhi e ripetete mentalmente questa parola. Ripetetela più volte. Come un mantra, sapete, il mantra è un suono sacro in meditazione. Ripetetela al ritmo e con la musicalità che più vi piace. Nel ripeterla, lasciate che il respiro diventi più lento, più profondo. Lasciatevi guidare proprio da questo suono della parola. Staccandovi anche dal contenuto, diventa solo suono. E danzate con questo suono nella vostra mente. Ripetetela ancora un paio di volte e poi piano piano riaprite gli occhi e riguardate la stessa immagine e notate se è cambiato qualcosa. Mano che riemergete, scrivete quello che volete sulla chat. Più luminosa, il giallo più giallo. Vedo più dettagli, più profonda, più gialla. Mi è sembrata più grande, più vicina. La mia parola era luce, ho visto l'immagine più luminosa, più limpida, più luminosa. Prima notavo un particolare, ora vedo l'insieme, il centro più grande, più definita e più limpida. Si è evidenziata la zona di luce, più nitida. Ho visto i dettagli, più luminosa. Esattamente. E se lo fate con un paesaggio davanti, l'effetto è ancora più esaltante, ma è proprio questo, è proprio esattamente quello che avete detto. Si vedono, chi vedeva i dettagli vede l'insieme, chi vedeva l'insieme vede i dettagli, si vede tutto in modo molto più nitido e molto più luminoso. La mia parola era pace, mi sono sentita così con me stessa e col mondo, mi sembrava di essere lì in mezzo. Fantastico. Grazie, andiamo ancora avanti. La mia parola era calore, è apparsa più luminosa come una sfera di sole centrale. La mia parola era sole, ho visto più luminosità e ho avvertito il calore. Allora, qui entriamo su un tema molto importante per noi adesso, in questo momento di resilienza, in questo momento di reclusione. Anche il contatto con un'immagine di natura può darci benessere. Quindi, frequentate la natura come immagine e come immaginazione. Cercatevi dei libri con delle belle foto, internet ci può proporre i paesaggi più belli del mondo,
Scegliete di sciacquare la mente da tutte le notizie e notiziari con immagini di natura. Proprio mettetevi davanti a Google, digitate bei paesaggi, montagne e prendetevi un tempo proprio per nutrirvi di immagine di bellezza. Nutrirvi di immagini di natura che vanno poi a nutrire e a sanare il nostro bisogno interiore di tornare a casa, perché la natura è casa. Anche guardare documentari. Grazie, grazie Gemma. Allora, qui, ecco, qui siamo alla Madonnina, un momento del gruppo. A questo gruppo avevo portato le bozze dei testi per i manifesti che erano 3 volte più lunghi, quindi li ringrazio per avermi fatto notare che nessuno in natura si sarebbe mai fermato a leggere tutta quella spatafiata che da scrittrice avevo fatto, e poi i testi sono stati molto molto ridotti e asciugati. E la quinta tappa è una bella storia, un bel pezzo di storia, perché il sentiero originale non doveva passare di qua. Se vedete la mappa, dalla cima del Monte Crocione, perché dalla Madonnina poi si prosegue in costa e si arriva sulla cima, si passa dalla cima di Monte Brianza alla cima di Monte Crocione, che è un monte pieno di antenne. E il sentiero previsto inizialmente, quando mi è stata data la mappa indicativa, andava giù da un'altra parte e tagliava giù di qua, più o meno, anzi, scusate, di qua per tornare giù a Ravellino. E noi aveva appena piovuto e quella strada lì, quella che era prevista, ero insieme a Elena, era estremamente scivolosa e sgradevolissima. L'abbiamo fatta, ma ci siamo detti no, non possiamo passare di qua, è brutto, è bruttissimo. E nel frattempo abbiamo lasciato quella strada perché non era confortevole da fare e, meraviglia delle meraviglie, ci siamo perse, che è la cosa più bella che possa succedere in un bosco. Però vabbè, non siamo in Amazzonia e prima o poi abbiamo visto una casa in lontananza. E ci avviciniamo a questa casa che non ce la si aspettava, eravamo proprio in mezzo al bosco più fitto. E questa bellissima casa con un prato davanti che si affaccia a un'altra valle ancora, qua si affaccia la parte sud-est di Monte Brianza. E mentre passiamo esce una signora, una giovane donna, con cui chiacchieriamo. Ci fermiamo a chiacchierare, lei ci dà indicazioni su come ritornare. Ci dice che da Monte Crocione ci sarebbe stata un'altra strada che portava lì, molto più bella, ma soprattutto quando le raccontiamo del progetto, del sentiero che stiamo realizzando, lei si entusiasma e dice: ma perché non lo fate passare di qua al vostro sentiero? Noi ci illuminiamo, non ci sembra vero questo invito e cambiamo il percorso passando appunto da questa scalinata intagliata nel bosco che da Monte Crocione taglia direttamente per arrivare a Cascina Alpe, si chiama Cascina Alpe, che è stata per anni una taverna informale e che è stata gestita da un signore, adesso arriva Alfredo Rossi, che è il suocero di Lidia, che è la signora che ci ha accolti. Qua vedete proprio come questa cascina ha questo spiazzo davanti e dall'altra parte ci si affaccia alla valle. E dice che molti studenti vengono, si siedono su questi tavoli di pietra che loro molto gentilmente mettono al servizio delle persone. E questo è Alfredo Rossi, che è questo signore novantenne che ha tenuto vivo e tenuto bello questo posto. In effetti, se riesco a andare. Alla slide precedente, sì, abbiamo chiamato questa tappa quella della collaborazione, della co-creazione. Quindi l'invito qui, che è proprio l'invito che vi faccio, quindi in modo che condividiamo, l'invito è a seguito di queste considerazioni, prima di tutto qui l'invito a fare un gesto concreto per il mondo, una volta che ci rendiamo conto quale bellezza può nascere quando l'essere umano decide di agire delle cose in sintonia con i ritmi, con gli spazi, con i colori, con gli ambienti della natura e in un'ottica di rispetto reciproco.
Certo, nella civiltà contadina comunque si coltivava la terra, si mangiavano i suoi frutti, si mangiava carne, ma in modo molto diverso. C'era comunque un senso di rispetto e di consapevolezza rispetto anche a ciò che la natura ci dava e ci offriva. Quindi, parlando di collaborazione, di co-creazione, mi aiuta proprio quello anche a riconoscere il senso di gratitudine nei confronti di tutto ciò che ci viene, gratitudine nei confronti del cibo, dell'animale, della pianta, delle persone che l'hanno piantato, coltivato, curato, raccolto, cucinato, inscatolato, trasportato, comprato e cucinato. Al convegno in Spagna c'è stato proprio un artista che ha presentato un percorso che si chiama Indalo Code, che in cui ha coniato questa preghiera del cibo proprio, in cui si ringrazia un attimo prima, ognuno con parole sue. Quindi, come atto conclusivo, quello che vi chiedo ci stiamo avvicinando alla conclusione della nostra ora di webinar, di condividere, di scegliervi un gesto concreto che volete fare in questo periodo in cui siamo confinati in casa, tra le cose che vi abbiamo presentato o un'altra che vi è venuta in mente o una che volevate fare da tempo e non avete fatto, un gesto per consolidare questo senso di connessione con la natura. Quindi chiedo proprio a ognuno di voi di chiedervi cosa vi piacerebbe fare, cosa vi impegnate con voi stessi a fare, in modo da arricchire proprio la quotidianità con la presenza, con la consapevolezza della presenza della natura. Perché di fatto quello che il concetto che l'ecopsicologia vuole far passare è il concetto che passa nel libro Clorofillati, che anche in città siamo immersi nella natura. È solo la consapevolezza e l'intenzione di andare a vedere la pianta che cresce nella crepa del cemento, l'uccello che canta alla stazione di Sesto San Giovanni, il rampicante che si è impadronito di un muretto poco frequentato. Allora, bella lezione di geografia del territorio italiano. In Italia tutto è magna magna, sempre a pappare si finisce. Sì, va bene, anche questa è natura. Siamo mammiferi, siamo animali, le piante hanno scelto di nutrirsi con la luce del sole, noi abbiamo scelto di nutrirsi con altre cose, ma ci possiamo muovere. Il magna magna è il prezzo per avere la libertà di muoversi. Il rischio è che adesso abbiamo solo magna magna senza muoversi, per cui metteremo qualche chiletto in più. Ops, eccola. Allora, come Biancaneve, sì, come Biancaneve. Viva la sincronicità di questi tempi anche consegnato a domicilio. Che cosa? Alla pappa, sì. Un canto da offrire al bosco, cantare e danzare a piedi nudi, continuare a meditare, seminare i semi che avrei voluto seminare coi bimbi del prescuola in questi giorni. Centratura in giardino coi piedi nudi a terra. Io ho preparato degli audio per i bambini che parlano di natura, raccontano aspetti curiosi dei comportamenti animali. Stefania, colgo l'occasione per dirlo a chi è interessato. Stiamo creando un gruppo di studio a partire da Alessandra Melucci per raccogliere esercizi e iniziative da suggerire ai genitori che hanno i bambini a casa in ottica ecopsicologica. Gli allievi della scuola che sono interessati a partecipare mi scrivano e faccio in modo di coordinarvi. Sarà un gruppo autogestito o gestito da Alessandra. C'è un bisogno disperato di sostenere anche i genitori nel poter accompagnare i bambini a vivere quello che sta succedendo con un po' più di leggerezza. Seminare piante utili per le api. Il periodo di reclusione mi sta facendo apprezzare il mio giardino che in questi giorni sta sbocciando. Io accarezzo le piante. Dare spazio al respiro, sentire l'aria fuori e dentro. Controllare la garzaia che si è formata qui a casa mia.
Ne parlavamo oggi con gli amici del gruppo di WhatsApp, piantare semi nei vasi e far germogliare. Connettermi col pino nel giardino della mia amica dove sono confinata. Pubblicare qualche meditazione guidata sulla mia pagina professionale. Sono abituata a condurre di persona, ma credo possa essere utile alle persone in questo momento. Assolutamente. Dobbiamo diffondere messaggi di pace, di armonia, di resilienza, di capacità di vedere le cose da un diverso punto di vista. Chi è sulla via dell'ecopsicologia ha proprio un impegno da questo punto di vista. Sedermi sulla terra e contattare con i cinque sensi ciò che cresce intorno a me. Io non l'ho mai fatto e questo è il momento. Sentire la natura nel respiro, tornare a salutare gli alberi del nido con i bambini, la cura amorosa del mio giardino e lo studio sulle piante del mio territorio per approfondire e fare il dialogo con i miei amici. Benissimo, Stefania. Custodire le mie piante sul bascone, rivalutate in questi giorni, visita giornaliera al giardino e meditazione, fare una foto ogni giorno a un particolare del mio giardino, scriverò di lui, bellissimo. Mi ricorda una cosa che ha fatto Giampaolo in Sardegna, per 365 giorni ha fatto una foto del cielo, sempre alla stessa ora, sempre con la stessa inquadratura, e poi ha riempito tutta la parete del suo studio con queste foto. Si può fare anche la stessa cosa con le foto del giardino. Ritagliarmi ogni giorno un momento per uscire fuori dal mio terreno, osservare qualcosa a cui non avevo mai fatto caso prima. Fatevi ispirare anche dalle proposte che altri portano, magari vi viene in mente qualcosa che potrebbe piacere anche a voi fare. A me interessa il gruppo sulle attività per i bimbi, benissimo. Ascoltare il risveglio della primavera, suoni, profumi e colori. Con mio figlio ci dedicheremo all'arte dell'orto, vangare, concimare, seminare, aspettare, osservare. Anche a me interessa il gruppo sulle attività dei bambini, perfetto. Guardate, spero di ricordare. Fatemi un piacere, mandatemi un qualcosa via WhatsApp o via mail, perché iniziate a essere tanti. Passare più tempo sul mio terrazzo e dedicarmi alla contemplazione del giardino e delle piante del mio cortile e passare più tempo a dedicarmi alla cura delle piante della mia fioriera. Il mio giardino in questo periodo è la mia salvezza, perché le mura di casa mi fanno sentire chiusa tra problemi attuali, soffocata dai notiziari e dalle immagini. Quindi una boccata d'aria aiuta a riprendere forza, energia e speranza. Anche a me. Pace e guarigione, le parole che farò vibrare all'acqua come insegna Emoto, riconsegnarla a Madre Terra. Ma guardate quante idee bellissime, grazie. Proporre sempre più escursioni come guida ambientale escursionistica con momenti dedicati alla natura, non solo dal punto di vista naturalistico, ma sensoriale e interiore. Appena potrò riprendere l'attività, finita questa emergenza. Guardate, ci sarà un bisogno disperato di eco-tuner, di guide escursionistiche ambientali e di psicologi, perché dobbiamo fare sì che la natura diventi strumento di riconnessione con noi stessi, con i tempi, con quello che stiamo vivendo e con quello che possiamo trarre di meglio da questa situazione. Sonia, anch'io interessata al gruppo per i bambini, scrivimi, io mi attiverò per coordinare. Alessandra, ci sei? Benissimo, benissimo, evviva, perfetto. Allora, Alessandra, prendi tu nota delle diverse persone. E poi vediamo che piattaforma creare, se, insomma, questo ce lo vedremo poi in dettaglio. Perfetto, allora, le immagini, siamo quasi alla fine. Ecco, questa era solo un'immagine come esempio per dirvi, cercate un'immagine che vi piace, mettetevela davanti. Questa è un'immagine che a me fa impazzire, ogni volta che la vedo proprio gongolo. Potrei rimanere un'ora a studiare ogni singola balsa in India, sì. Ecco, allora qui c'è la mail di Alessandra, consuleco@gmail.com. Quindi contattate lei. E che sarà la coordinatrice del gruppo, poi eventualmente ci sentiamo, mi metto al servizio dal punto di vista poi della promozione, della pubblicazione dei risultati. Bene. Quindi questa è la domanda che vi ho già fatto, cosa posso fare? Vi ricordo che il prossimo webinar straordinario sarà sul tema dell'ecoansia
dove vi porterò un pochino lo stato dell'arte di un gruppo di studio realizzato nell'ambito della IES, International Eco-Psychology Society. Sono entrata in questo tema a partire da uno stimolo ricevuto da una giornalista di Altra Economia. Ad aprile dovrebbe uscire una lunga intervista molto interessante su questo tema, in cui ci sono anche diversi virgolettati miei. Se qualcuno vuole ancora entrare, l'abbiamo tenuto in promozione alla fine, il corso sulla resilienza, che approfondisce quello che era il tema del primo webinar. Quindi è possibile ancora iscriversi al corso, si riceve la registrazione del primo webinar e poi si partecipa anche al secondo e al terzo. Si è creato un bel gruppo, siamo già 21 persone, dall'Australia, dal Belgio, dal Brasile, quindi c'è un bellissimo scambio. In questo corso è un lavoro molto più interattivo, questo è a video e microfoni aperti ed è proprio un'occasione di lavoro personale su di sé. Vi ricordo che la scuola ha tre sedi, Brianza, Sardegna, Sicilia, quindi Ello, Oristano, Catania, e dove vengono tenuti sia seminari singoli, sia formazioni intere rivolte a chi vuole acquisire competenze personali, di crescita personale, c'è cioè un percorso più breve, affonda le radici in ciò che sei, o competenze di tipo professionale, di eco-tuning, di accompagnamento alla conduzione di gruppi in natura, che è una formazione rivolta a tutti, o di coaching, green coaching, che è una formazione in coaching e in coaching su basi eco-psicologiche, che rilascia un titolo riconosciuto internazionalmente. Anche questo è aperto a tutti, previo colloquio, occorre un minimo di predisposizione al lavoro con gli altri. Una specializzazione per psicologi e una specializzazione per counselor, che è proprio come condurre incontri individuali con l'ausilio della natura e come setting e come immagini e metafore, e una specializzazione in green education focalizzata proprio sulle necessità degli educatori con un seminario di ecoformazione. Se volete avere ulteriormente informazioni, avete chiesto la newsletter, la riceverete, o se non l'avete chiesta, andate in home page e potete fare lì la richiesta. Sì, è possibile invitare amici al prossimo webinar sulle ecoansie. Ho visto che eravamo 200 iscritti, però sempre poi se ne presenta meno persone, quindi invitali a registrarsi sul sito o dargli direttamente il link. Quindi iniziano già i saluti. Alessandra, sto già sistemando i balconi con mia figlia, stiamo seminando e travasando. Belle passeggiate nel bosco per chi può, appunto in Svizzera è ancora più leggero per il momento il rintanamento in casa. Benissimo. A proposito di sincronicità, con la mia cooperativa ieri parlavamo di organizzare corsi o altro via web per bambini, però cercando di farsi pagare, se no non sopravviviamo. Mi sembra anche un'ottima idea, quindi in questo gruppo credo che potrete anche scoprire e vedere che cosa può essere creato. Io ho creato questo corso dopo aver seguito una formazione con Webinar Pro su come creare corsi online e il modello è proprio quello di prima regalare. Poi chi vuole qualche cosa di più, fare anche delle opportunità a pagamento. Quindi io vi ringrazio tantissimo per la partecipazione, la presenza, la collaborazione. Silvia, se ci sei, raccontaci qualche cosa di se hai voglia del clorofillati che verrà realizzato anche in Sardegna. C'è un bellissimo gruppo in Sardegna e l'idea è nella. Ecco, Vai! ci sono di nuovo. Allora, l'idea è quella, ne abbiamo già parlato anche con Stefania, che c'è anche che è in linea. L'idea è quella di, sulla falsariga di quanto è stato realizzato in Brianza, realizzare un percorso all'interno della pineta di Sarenas, che è una pineta immensa, è una pineta di 600 e più ettari, quindi lo spazio c'è. E
Ne abbiamo anche già parlato con gli amministratori del comune di riferimento che hanno iniziato a rendersi conto che c'è qualcosa di interessante che si potrebbe realizzare e l'idea è quella di riuscire a realizzare questo percorso prima del convegno internazionale del 2023 di IES, della Società Internazionale di Ecopsicologia, che si terrà per l'appunto in Sardegna. E quindi è molto probabilmente, stiamo valutando di realizzarlo a Isarenas, per cui vorremmo creare il percorso da inaugurare in qualche modo durante il convegno. Questo un po' in sintesi estrema. Fantastico, fantastico, grazie mille. In effetti questa realizzazione del percorso Clorofilla ti vuole essere proprio un progetto è proprio un progetto di ecotuning che può essere realizzato da altre parti e sarà proprio il tema della relazione che porterò al convegno nel 2021 in Brasile. Proprio per i risultati molto rincuoranti, ecco, che sono arrivati dai feedback di tutte le persone che sono venute all'inaugurazione del sentiero e che hanno iniziato a farlo. Carissimi, io vi ringrazio tantissimo per la partecipazione ancora una volta e riceverete, se vi siete registrati, la mail con il link. È sempre lo stesso link, tenete sempre lo stesso link da parte, però riceverete con l'invito al prossimo webinar anche il link alla registrazione di questo, che comunque verrà messo online visibile a tutti, quindi sarà possibile usufruirne anche direttamente da YouTube. Vi auguro una buonissima serata. Vedo ancora qualche condivisione. Mi permetto di lasciare questo link a un video di Prentagi che parla proprio della necessità di riconnessione con la natura, che altrimenti ci scarterà come specie. Sì, l'ho visto, è splendido, grazie mille. Grazie, guardatelo, segnatevi questo link e guardatelo. Benissimo, un saluto a tutti, buonissima notte, arrivederci a presto e buone camminate, reali o virtuali che siano, fanno bene lo stesso.